Si fa sera. Gli ultimi raggi di un sole autunnale illuminano la conca di Garessio. Ma quassù, nella borgata collinare di Valsorda, per i suoi abitanti e vacanzieri non c'è tempo per ammirare tramonti o soffermarsi in piazza davanti al vecchio o al nuovo grandioso santuario. Oggi pomeriggio tutti, grandi e piccoli, sono impegnati lungo la via che percorre l'intero borgo per completare l'allestimento necessario ad accogliere i sempre più numerosi visitatori e far degustare loro, oltre le rinomate castagne garesine, il meglio della cucina locale tradizionale. Quest'anno una grande sorpresa. Come ospite inaugurale, oltre Sergio Di Stefano, sindaco di Garessio, anche la giovane Elisa Muriale, Miss Piemonte, di una bellezza e simpatia che ben si accompagnano alla bellezza dell'uovo. Prego Elisa. Grazie, buonasera a tutti. Grazie per essere venuto a trovarci. È un piacere per me essere qua e vi auguro davvero una buona serata. Spero che la manifestazione sia di vostro gradimento, ma mio di sicuro, la prima volta che vengo qua e sicuramente tornerò. Complimenti al sindaco per l'invito, complimenti a tutti voi. Guarda dopo di mangiare, è stato qualcosa di buono, è decisamente bello, ci fa piacere, non so più cosa dire. Bene, allora, grazie. Vai, la festa inizio, vai. Grazie.
Scendi, scendi! Lauretta ti ha portato la miss? Allora posso invitarti di prendere un po' di tovaglione. Va bene, grazie, va bene. Mille. Buona serata. Buona serata. Qua sono sempre i nostri paesani dove presentiamo le etole, per cui la anche dopo passi da lui e le castagne di Valsuola, lì sono le vere grandi. Però uno che si mette Alessandra aveva un ristorante qua in piazza. Poi per varie vicende, adesso va a lavorare al casotto. Sì, un po' di basi, un po' di giochetti sulla tastiera. Cantiamo, sì, che bello, come dovrà dire. Sono caduto dalla nave, sono caduto mentre a bordo c'era il ballo. Zanna è cattiva, onda su onda, ti sto allontanando, sai, la nave, la luce, la prensa nel blu, mai più mi salverò. L'isola è, il clima è dolce, intorno a me ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di tu. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Grazie Angelo. Attenzione, perché abbiamo un momento veramente già clamoroso, cioè sono neanche le 8 e già andiamo alla grande. Guardate cosa c'è qua con me, abbiamo con noi, allora aspetta che c'è ancora poca gente, cerchiamo la vostra attenzione, c'è qui Miss Italia Piemonte, cioè non so se hai capito bene, Miss Italia Piemonte. Ok, così almeno. Lei si chiama Elisa Muriale,
questa sera sarà qua con noi a farci compagnia. Elisa, facciamo due parole e poi facciamo parlare anche il sindaco. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie per questa presentazione, grazie anche per avermi invitata in questa bellissima città. Io non ero mai stata a questa manifestazione e devo dire che ci tornerò, perché mi trovo molto bene con tutti i cittadini, siete veramente gentilissimi, con il sindaco che davvero ringrazio per l'invito. Sì, Miss Italia Piemonte. Quest'anno ho rappresentato appunto Piemonte alla finalissima di Miss Italia. Magari qualcuno di voi mi ha vista in TV, chi lo sa. Mi avete vista, bene. E adesso sono tornata a casa ed è un piacere ricevere tutto il calore di questa città e della mia città, di Fossano. E quindi, che dire, una buona serata a tutti e ci vediamo più tardi. Ciao! Ok, facciamo un applauso alla nostra Elisa, una grande e bella presenza questa sera, ma Sara veramente non finisce mai di stupirci, ma due parole le vogliamo dal nostro primo cittadino. Sergio, dai due parole, perché dai, dobbiamo veramente fare, abbiamo la miss, ti lascio il microfono, dai, una cosa veloce così. Ma cosa vuoi che dica? Fondamentalmente vicino a una bellezza così rischio di perdere la parola. Poi non devo mica presentare niente di bello, basta un colpo d'occhio io vorrei in questo caso essere più giovane per poter apprezzare ancora di più, però diversamente vedo che è molto bella e dirò di più. La bellezza è una cosa così che si vede. Poi parlando un po' assieme è simpaticissima, è intelligente, tutto quanto. Ha tutte le carte a regola per arrivare al massimo della carriera. Tanti auguri a tutti, buona festa. Grazie.